Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Secondo le ultime stime delle mappe del ECDC, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, 5 regioni italiane sarebbero da zona rossa. Vediamo di quali si tratta. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Sarebbero 5 le regioni italiane rosse nella mappa pubblicata dall'ECDC, ovvero il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che tiene d'occhio la situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nella mappa aggiornata, la Calabria si aggiunge alla lista delle regioni potenzialmente rosse, che comprende già Toscana, Marche, Sicilia e Sardegna. Sappiamo per certo che nessuna regione italiana lascerà la zona bianca, almeno fino a lunedì 23 agosto. Poi ci sarà venerdì la cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute che prenderà i nuovi provvedimenti. Le due regioni che potrebbero scattare come gialle per ora sono la Sicilia e la Sardegna. Se le condizioni epidemiche rimanessero invariate, infatti la Sicilia potrebbe raggiungere nell'arco di 10 giorni, dunque al 23 agosto, i requisiti per ritornare in zona gialla, mentre la Sardegna potrebbe avviarsi alla zona gialla in 17 giorni, al 31 agosto. Bisognerà dunque attendere questo arco temporale per vedere effettivamente se i contagi caleranno, resteranno invariati o addirittura aumenteranno. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!